Dove sono? In viaggio per Napoli. In viaggio per Napoli. Ma non è possibile. C'è la guerra, ma... Che succede? Succede che due pallottole garibaldine sono state fabbricate proprio per noi, caro Alfiere Lancia. E poi, signor Maggiore. Già. E non ti muovere, che la tua pallottola è più affezionata della mia. Ce l'hai ancora dentro, te la devono togliere. Ma il battaglione? Il nostro amato battaglione dovrà fare a meno di noi per qualche tempo. Se non per sempre. Poi non dico per noi, eh. Ma vedi, io mi domando per quanto tempo durerà ancora il nostro amato ottavo cacciatore dell'esercito napoletano. Siedi a me, Alfieri. Queste ferite sono la grazia di Dio, hai capito? Ci hanno salvato dal peggio. Sì, signore, perché quando ci hanno imbarcato a Palermo, si parlava già di capitolazione. Con l'onore delle armi, si capisce. È così, il generale Lanza salva la faccia, hai capito? Che forza lo sanguinario. Senti cosa canta. I cacciatori feriti sul ponte. Ehi, a te consacro, patria diletta, questo mio brando, questo mio cuore e questa mia gamba. Ehi, poi dicono che me la devono tagliare, sa? Signor Maggiore. E che fa? Ma tu non ci badare, eh? Non ci badare. Alfiere Lancia, tu sei un bravo guaglione, hai detto. Chi c'è con voi? Nessuno.
Chiudete la porta e venite avanti. Siete un vero frate. Sì, signore. Frate Carmelo d'Acquaviva, del convento di Calatafimi. Che fate qui? Che fate alle porte di Palermo? Volevo raggiungere Garibaldi. Dite la verità? Io non so mentire. Ho incontrato due contadini, mi hanno detto che eravate qui feriti. Sono venuto a vedere se c'è bisogno del mio aiuto. Sì, sì, è il cielo che vi manda. Non per quello, padre. Potete fare opera più grande. Salvare dalla morte tanti altri di noi. Prendete questo biglietto. Cercate di raggiungere il comando delle nostre truppe già entrate in Palermo. C'è la colonna borbonica del generale von Mecker che sta scendendo sulla città per attaccare di sorpresa alle spalle. Dobbiamo avvertire i nostri a tutti i costi. E qui nessuno di noi si può muovere. Muovetevi, padre, in nome del cielo, muovetevi! Prego te absolvo peccati tui, in nomine Patris, e te figli e te Spirito Santo. Quello tra poco starà in pace. E a noi chi ci pensa? Lui tornerà qui con un carro e portaferiti. Ma dopo aver consegnato il biglietto. Padre! Sta fermo, ti attacco le braccia, sergente. Stai fermo. Chi è qui? Che c'hai? Fammi vedere. Sergente! Un momento, vengo subito. E sta fermo. Fammi vedere nel cappello, che io ne so i vostri trucchi. Non c'è niente qui. Continuate voi. E se non gli trovate niente, lasciatelo libero. Fermo, disgraziato. Acquisiscilo bene, che non c'è da fidarsi, eh. Dove andate, padre? In città. È proibito? Niente, quale convento siete? Calatafimi. Vi è lontano, Calatafimi. Un nome che non ci piace a noi fedeli soldati del re. Ehi, voi! Perquisito! Un momento, che è? Vedere.
Vai, è così, sporco frataccio traditore. Ora ti faccio ammazzare come un cane. Mettetelo al muro. Un momento. Cerca di martirio. Buttatelo nella prigione qui dietro. E poi non fate passare nessuno. Io vado al comandante. Che strana faccia ha quel frate. Ma sarà un vero frate? Ma certo che è un frate. E allora pure i frati sono contro di noi. E forse pure i santi. Cioè, sbirro, come sbirro deve morire. Grazie, padre, grazie, grazie. Mi hanno massacrato quegli assassini. Padrino. Fatemi il santo segno della croce sulla fronte. Che altro aiuto non c'è? Che hai? Dove ti hanno ferito? Mi hanno fatto Garibaldino. Garibaldino anche a me. E vado a cercarti. No, no, padre. Non mi lasciate. Come a Cristo voglio mettermi in croce. Come a Cristo. Non si vuole vendicare del compare Nunzio Barabba, il più mafioso tra i bravi, adesso che non c'ha più il potere, che non si vuole. Ritorna, ritorna, ammazzalo, guarda, aiutami, guarda, aiutami.
Aiutatemi, padre. Mi ammazzano. Traduzione, bello. Voi non mi potete lasciare. No, no, non ti lascio. Padre. Non ti lascio. Io conosco un posto. Un posto sicuro. Un posto dove non ci va nessuno. Dove ci vanno solo quelli che non tornano mai più. Padre, yeah. Aiutatemi, padre. Aiutatemi. Vedete, ossia, qui non ho paura. Sì, qui non c'è paura. C'è Dio in cielo che vede e le anime benedette. Signor Pino. Eccellenza. Renata. Qua Renata, non vi. Sono Cirose, Cirusinella, la vostra appassionatissima serva. Non mi riconoscete. Come no? Oh. Ci mancherebbe altro. Ma bene, eh? Fresca, fresca, non vi. Ci ho messo pure un goccio di marsala.
Scusate. Buona? Vi sentite meglio, Javert? Vi siete messi a sognare? Meno male che la guerra è finita per voi. E speriamo che presto sia finita per tutti. Che avete fatto? Oh, mamma mia, voi non l'avete appena assaggiata. No, non soffochiamo, Don Bini. Uve freschissime. E ci fate la mano con cuore, veramente. Non soffochiamo. Come va il nostro eroe? Oh, mamma. Stai, caro. Ecco. Giorno della messa. Oggi è l'11 di giugno. Ah, già, per la povera mamma. Sì, caro. Appena potrei andare in giro, farai bene entrare in una chiesa e pregare un pochino per il riposo di quell'anima benedetta. Però anche qui puoi recitare un requiem, no? Certo. Ecco, bravo. Farà bene anche a te. Ma che gusto alzarti dal tuo letto per venire a sdraiarti qui, eh? Stai meglio, vero? Il dottore mi ha detto che puoi perfino fumare. Anzi, ne hai sigari, vuoi? Veramente? No? Brutta cosa, figlio mio, nascere napoletani. E perché, papà? Perché siamo vecchi, figlio. Questo è un popolo vecchio. Non c'è rimasto che la fede in Dio, perché Dio è troppo alto lassù. È incorruttibile. E mo pure questi liberali ci vogliono togliere. Maledetti fessi. Ma come potrà vivere questo popolo se non gli rimane una sola certezza? Non vincerà. Ma chi lo sa, chi lo sa? Qui non c'è niente che possa resistere. Vedi, questo popolo va in sfacelo per troppa intelligenza, sì. Sembra impossibile, ma è così. Oh. Tu gli dici patria e lui vede il gendarme borioso, il magistrato venale, il funzionario traffichino, il generale traditore vile, il re beffato e truffato. Ma tu sei troppo pessimista, papà. Mica tutti sono così. Io, per esempio. E io no. Che c'entra questo? Tu sei troppo ragazzo. E poi sei mio figlio. In quanto a me, sa, a me non mi impapocchiano, sa, con le belle parole. Libertà, Costituzione, perché io so quello che ci sta sotto, ma il popolo no, caro, no. Quello si lascia incantare, vedi, quello tentenna. E quando dice libertà ci fa entrare il sentimento, la speranza, che so, il ribrezzo. Dice una cosa sola, sai, sì. Che ha bisogno di pulizia, che vuole giustizia. E il popolo. Sì, popolo. Plebe dovrei dire. Perché qui tutti sono plebe, fin sui gradini del trono. Papà? No, caro, non dirmi niente. Devi capire da te come stanno le cose. Sei tu che devi decidere e io non voglio assolutamente influenzarti. Sì. Ecco qua. Questa è la tua promozione da alfiere a secondo tenente per merito in guerra. Sono stato io a sollecitarla, ma forse me ne dovrò pentire. Comunque andrà in grande uniforme a ringraziare Sua Eccellenza Nunziante, aiutante di campo del re e comandante generale di tutti i battaglioni cacciatori, se ti riceverà. Sta maturando un'importante crisi di coscienza costituzionale, dicono le male lingue. Ciao, sì. Ciao. Papà? Vorrei passare anche da casa Rodriguez. E chi te lo impedisce, caro? È una visita in cui non dovrebbe entrarci la politica, o almeno spero, no?
Buongiorno, signor tenente. Buongiorno. Signora Gelsomina, ribadisco. Le signorine sono in casa. Per voi, certo. Grazie. Il tenente Lancia. Prego. Eccolo, Lupus in fabula. Parlavate di me? Beh, proprio di voi no, ma in questi versi che leggevamo c'è il ritratto di qualcuno che vi somiglia. No, Renata, povero Pino. Non si possono sentire questi versi? No. E perché? Sì, invece. Per carità, Renata. Sono versi del Bersceglie, conoscete? Sì, ma tutti non mi pare. Questi scommetto che non li ricordate. Io me ne vado, Renata. E tu vattene, cara. Ma se c'è qualche cosa che... Oddio, se... io ci rinuncio. Disconveniente, volete dire? No, c'è soltanto una cosa che può farvi riflettere. Un ritratto che vi assomiglia un po', ecco. Oh, e allora, fuori il ritratto. Finiscila, Renata. Non te ne sei ancora andata, cara? No, arrivederci, tenente. Quando avrà finito, ritornerò. Renata. Bianco il vestito, ha il mirto arciniero, i fianchi gli fasciano il giallo ed il nero, colori esecrabili a un italo corpo. Ma questo è un ufficiale austriaco? Già. E come c'entro io? Non capite? No. Che musica è? Lo sapete che sono stato per morire? Renata! Ma che aspettate? Che torni Teresa prima che io possa parlare. Voglio bene, Renata. Oh, il diavolo la musica. Ma è Chopin. Senti, Renata, io vengo da Palermo. Anch'io. Fammi parlare. E ho combattuto, ho faticato, ho sofferto. E mi hanno tirato addosso. E un altro po' ci lasciavo la pelle. Ma non me ne importava nulla. Perché questa idea c'aveva, questa speranza, questo conforto di pensare a te. E adesso la guerra ricomincia e anch'io partirò. Subito? No, tra 2 mesi. Oh, c'è tanto tempo allora. Perché non vi sedete? Va bene. 2 mesi sono e... E ringraziamo il Dio, ma intanto, perché non li passiamo in pace questi 60 giorni?
che non sono mica tanti. Lo sai che ti voglio bene. E tu devi volermelo altrettanto. Perché? Per carità, Renata. Sii sincera. Tu mi ami. Ne sei proprio sicuro? Senti, Renata, tu oggi mi vuoi far disperare. Chi lo sa perché? Prima con quel complimento dell'ufficiale austriaco. Poi mi volti le spalle e ti metti al pianoforte. E adesso? Ma perché? Ma che t'ho fatto? Perché ti sei messa in divisa? Sono andata a ringraziare per la nomina. Non ti piace, eh? No, e lo sai bene. E su per giù come quella di tuo padre? Mio padre non c'entra, e poi è un uomo vecchio. È per questo che non ti posso amare. Perché nulla c'è fra noi di comune che ci unisca. Nulla? E l'amore? Quello che amo io non piace a te. Né la musica, né la poesia, né ciò che venero di più. L'Italia. Ma chi non l'ama? Ma credi che non sarei capace di amarla anch'io a quel modo che dici tu? Ma ci sono tante cose di mezzo, tanta roba che non si può toccare a nessun costo. Il re, il giuramento, la bandiera, ma tu che ne sai? Tu non puoi capire. Io non capisco. Oh, Pino, tu non sai. Pino, fallo per amor mio. Abbandona questa borrita livrea. C'è da combattere per un'idea, la più alta, la più nobile. E tu sei coraggioso, sei generoso, Pino. Per l'unità, per la libertà, Pino mio. Perché non sai dimenticarla tu, questa libertà, per me? L'amore che fa tatti non è amore. Perché non mi ami come sono? Come devo essere? Renata, per amor mio. Non posso. Non posso andarti senza di lei. Senza la libertà. Il mio sogno. E allora? No. Pino. Davvero. Ebbene? Così seri siete. Lo vedi, Renata, che è ufficio il tenente? No. No. Non era cosa che mi riguardasse, in fondo. Già. E allora? Perché non parlavate? Abbiamo finito. Che... volete già andarvene via? Arrivederci. Questa settimana no, perché Renata è con noi a Resina, nella villa nostra. Se ci volete venire a trovare... Ma fra 3 o 4 giorni saremo di nuovo a Napoli. E vi aspettiamo, tenente, non è vero, Renata? Tenente, tornate. Ve lo dico io, tornate. Quella si spasima per voi e non lo sa. Perché è morto dalla parte sbagliata o perché l'hai perduto. Buongiorno, c'è te. Buongiorno. Come andate? Qualche cosa di forte. Primemo. E doppio. Subito, c'è te. Ma che c'è? Cos'è questo deserto?
fondo. Non l'avete incontrato? Chi? I rivoltosi. Quelle stanno facendo cose pazze per la Costituzione. Vanno cercando le sbirre per ammazziare. Pigliano a pacchi i commissari. Cose pazze, signor Tenente. Ehi là, Pino! Totò, come va? Questa è una bellezza, sai. Questo è Papele Vitolo, un simpaticone. Piacere. E questo è Pino Lancia, il mio amatissimo cugino. Se non parlate, no? Sì, rimane per là. Beh, Pino, e che vai facendo in Grande Riforma? Sono stato a ringraziare per la nomina, ma il generale Nunziante non mi ha ricevuto. Non ti ha ricevuto? Lo credo, quello non si fa più vedere da nessuno. E lo sappiamo bene perché, è vero, vabbè. Quello... Puzza. E voi perché siete in grande uniforme? Noi abbiamo scommesso di andarcene passeggiando per Toledo. Per vedere quello che succede. E a modo ci fai da rinforzo? Sfidando eroicamente il popolo. Pinù, stamattina hanno scassato a capo a Monsieur Brenier, l'ambasciatore di Francia. Fatto bene. Hai capito, fatto bene. Questo viene da Palermo, vabbè. C'ha il dente avvelenato, sai. E Garibaldi l'hai visto? Certo, a Calatafimi. Ovvero l'hai visto? Ebbene, me lo potevi salutare per me, no? Quello, fratello mio, un uomo. Quello ci ha fatto fessi a tutti quanti. Eccellenza! Scusate! Che cosa? Sarebbe meglio... Che dice? Che è meglio? Che? Io chiudo. Niente affatto, che chiudi? Che aiuto? Chiude. Anzi... Portaci tre gelati, a Satana, ce l'hai. Ma quello... Che gelati hai? Eccellenza! Ho detto che gelati hai! Pagnotti di latte alla vaniglia, pastella siciliana, bomba alla masuetana, ricottella al cioccolato. Benissimo, ricottella alla cioccolata, mi va? Ricottella al cioccolato? Sì, signor. E fa presto. Oh, madonna, non cagli! E scatta fermo! Che t'arraggia a fare? A Napoli chi è che non grida viva Garibaldi? Pinù, la regina madre no, ma il conte d'Aquila, il conte di Siracusa. Quanto è fesso voglio. Nemmeno la Costituzione sa che cos'è. Tutti amici, Pino, tutti. Tutti. Re Francesco, Vittorio Emanuele, il Santo Padre. Io, tu, Papele. E allora, viva Garibaldi! Ehi, aspettate, pulimo le orecchie, ci sta la tizia. No, andiamo, che facciamo tardi. Ma a sì, fantasma. Ma sì, andiamo, per piacere, Ginevra, in un momento solo. Ci sono tre ufficiali. Ma che? Conosci a qualche ruolo? Chi è? Andiamo. Anzi, no, aspettiamo. Sì. Però, come so guappi, voglio una nostra in grande uniforme, ovvero no? Viva Napoli! Viva l'esercito napoletano! Viva l'Italia! Viva! 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 A morte! Viva l'Italia! Che stella! Magari me l'avesse detto a me. E come lo diceva bene! Viva Garibaldi! Tanto è bello! È brava Pino, brava, hai capito? Un cacciatore che batte la cavalleria. E che bella figura che abbiamo fatto, vabbè. Ma sei ricottelle! Cameri! Arrivano, signor Tenente! Fa presto! Ah,
tante rosine, fammi vedere. Aspettate un momento, lasciate per cima. E questo fanno tutto via, che vedi? Vabbè, perciò. Lasciate per la mia. Bene, va, metto bene. No, non fa niente, tanto sto, mi faccio stira. Sento fanno i piedi. Ah, Pino, vieni, vieni che ti devo parlare. Vieni, vieni. Parti. Già. Andate a vedere se la carrozza è pronta, Rosina. Vado, eccellenza, vado. Dove vai? Parto per Roma. Roma? E che vai a fare? Vado a Roma, sicuro, caro Pino, sì. Qua stanno combinando un mucchio di fesserie. Chiacchiere, imbrogli, idiozie. Oh, non ce n'è uno che voglia muovere un dito per la salvezza della dinastia. E la religione, sì, vabbè. Ma questo non l'intendono per la salvezza loro. Tu che fai quando un cavallo ti si imbizzarrisce sotto e ti vuole pigliare la mano? Che fa? Tieni forte le redini o le allente? Che fai? Io tiro. Bravo, questo pure un ufes lo capirebbe, basta un po' di buonsenso. Ma quei signori no, no, quelli non sono da tanto. Un popolo abituato da secoli a un regime assoluto gli danno tutta una volta la libertà. E quello naturalmente si crede che tu abbia paura di lui, giustamente, e non si fida più di te. E allora si cerca un altro padrone, più gagliardo, che gli dia sicurezza. Quos Deus vul perdere dementat, sì, quello che segue. Va bene, ma perché parte? È per questo, parte, perché qualche cosa sa da fa. A Roma vedremo, parleremo. Qualche cosa nascerà. Forse il Santo Padre ci potrà dare un aiuto. Lui un generalone ce l'avrebbe. Ah, e chi sarebbe poi? Come si chiama? Ah, della Morisiere. Sì, quello che ha combattuto al Marocco. Ma francese. Papà, ma noi italiani? Sì, signore, con questo, beh. Senti a me, Pino. Senti a papà. Anche tu dici Italia italiano come quelli là, quelli dell'altra parte. Si comincia così, sì. Perché Italia è una parola bella, è una cosa grande, ma pericolosa. Domani forse no, ma oggi sì. Tu sei giovane e tutto quello che freme, che grida, che canta, la cosa nuova che sta di ribellione, di eroismo, piace ai giovani, eh? Tu adesso pensi fra te, che diavolo stai imbrogliando papà? E mi dai del vecchio fesso, eh? No, non saresti tu. Ma l'età tua, ai giovani dispiacciono i legami del passato. Ma tu sei cristiano fin dal battesimo, sei soldato dal tuo giuramento, tutto ciò che c'è di più nobile. Hai giurato, hai affidato la tua parola a Dio e al re. Devi restare fedele al pane che mangi, alla spada che porti e alla bandiera che segue. Fedele, devi restare per te, per me e per il nome dei Lancia. Va bene, Pino? Sì, papà. Fino all'ultimo, Pino. È tuo padre. Beh, chi lo sa dove sarà tuo padre? Forse non ci vedremo più in terra. Se me ne vado prima io, fai dire le debite preghiere per l'anima mia, oh, almeno una messa al mese. Sì, papà. Se Dio non voglia, dovesse accadere qualche cosa a te, Pino. Che c'è? La carrozza è pronta, e fuori sta Nicolino per le valigie. Ah, sì, sì, va bene. Beh, intesa che parti anche tu. Sì, che diavolo staresti a fare qui a Napoli, solo zioso, per tutto il tempo della tua licenza, eh? Domani, no, domani no, che venerdì, dopodomani. Tu te ne vai in Basilicata a Tito, a vedere quel poco di terra che ci abbiamo, a imparare come fanno i massari a derubarci, e se puoi, a vigilare che non rubino troppo, eh.
sei in convalescenza. E vatti a curare là. Là c'è staria buona, no? Ma come? Volete andare via da Napoli? Che non state bene qui in casa vostra? Le dico, sentito, Rosa, che... Ma chi lo piccerillo potrebbe avere il cuore a Napoli, no? Perché lo volete obbligare? No, Tirò. Papà ha ragione. Voglio partire. Papà, ma... Dimmi, ma per il comando, il generale Nunziante non... Ho già pensato a tutto io. In camera tua troverai le carte pronte sul tuo scrittoio. Ho niente Nunziante, eh? Quello è un traditore. Alla fine della tua licenza tu torni diretto al tuo reggimento, dove si troverà e se esisterà ancora. Eh? Allora... Aspettate un momento. Perché ci ha lasciato così? E noi... Come facciamo? Cosa, avete bisogno di denaro? Campiamo la libertà. A soldi come stai, Fino? Malissimo stiamo, Vabbè, ecco qua, ci ho già pensato io. Qua ci sono 40 ducati d'oro per te e per la casa. Sì, siete arrivati. Ma che so pochi, fateveli bastare, no? A Tito dovrai riscuotere parecchio, per i fitti, il bestiame venduto. Fatti pagare. E guarda di non mangiarti tutto, perché pure a me, tu lo sai, i soldi servono. Statti bene, Fino. Addio, papà. E fa di tutto per incontrarmi. Il paradiso è bello, tanto in Purgatorio ci sto poco, eh? Ma aspettiamo, eh? Nicolino? Nicolino, per favore la valigia. Ecco. Papà. Che? Ti accompagna la carrozza? No, meglio no, caro. Signor Barone! Signor Barone, ammazza! Il mondo è una schifezza, tiro sì. Una fatenzia, Rombi. Una fatenzia verace. E quello che è saporito è pesante, come una pastiera. Ma voi tenete 20 anni, Rombi, e a 20 anni si digerisce bene tutto. A 20 anni c'è ancora la speranza.